ci servono per coordinarci, è un oggettivo molto piccolo che serve per cosa? Per riattivare il cuore. Allora io ci tengo oggi a ringraziare veramente tanto la Croce Verde. Quando l'anno scorso hanno fatto il compleanno, perché la Croce Verde ha fatto 110 anni, ha festeggiato 110 anni di storia, e il loro responsabile, insieme alla Fondazione della Croce Verde, dicendo noi vorremmo fare qualcosa come di nostra abitudine, perché la Croce Verde, voi non so se lo sapete, ma è sempre presente sul territorio di Borgaro, e sono quelli che arrivano con l'ambulanza se qualcuno si sente male e ricorsero con lo trasporto in ospedale. Quindi, come diceva la preside poco fa, aiutano a salvare la vita delle persone. Quindi fanno un lavoro tutti i giorni sul nostro territorio molto molto importante. Per questo io li voglio ringraziare, credo che tutti quanti dovremmo fare un applauso, perché bisogna essere molto generosi, la Croce Verde è fatta da persone molto generose, e quindi quando hanno fatto il compleanno, vi dicevo 110 anni, hanno deciso di festeggiare non come facciamo tutti noi, che quando facciamo il compleanno chiediamo i regali, però l'hanno fatto al contrario, hanno detto noi facciamo il compleanno, vorremmo fare noi un regalo alla città, e hanno deciso di fare un regalo importantissimo, no? Perché ci hanno regalato un defibrillatore. Il defibrillatore è uno strumento, poi vedremo come funziona, ma che serve a salvare le vite umane, dei piccoli, dei grandi, di chiunque possa avere bisogno, perché magari in un particolare momento ha un problema al cuore. E grazie a uno strumento, diciamo relativamente semplice, ma molto importante, si possono salvare la vita delle persone. Ed è un dono che la Croce Verde ha deciso di fare all'amministrazione. Insieme poi abbiamo deciso di consegnarlo sotto le feste del Natale, poi appunto il Natale è una festa, è un'occasione in cui ci si scambia i regali, e quindi quale momento migliore per la Croce Verde per fare un regalo alla città e in modo particolare alla scuola, in questo caso il testo della scuola Grosa. Quindi grazie davvero alla Croce Verde, è un bel esempio di collaborazione sul territorio, scuola, amministrazione, Croce Verde. C'è anche la Proloco oggi, ecco, oggi la Proloco ha fatto una cosa importante, ha chiamato Babbo Natale, che dopo ci consegneranno le caramelle, perché oltre agli strumenti per salvare la vita è anche avere qualche dolcetto. Quindi grazie anche alla Proloco che partecipa, qui avete un piccolo esempio, un piccolo spaccato di quello che è la realtà di Borgaro. La Proloco, la Croce Verde, l'amministrazione, la scuola, tutte associazioni che lavorano insieme e lo fanno cercando di fare il meglio per la città. Vi rinnovo gli auguri di Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Con l'orecchio, allora con gli occhi guardo se il torace si alza. Voi sapete perché?